Andiamo. No, vabbè, per un attaccante segnare è sempre bello. Poi dopo un periodo di infortunio sono ritornato e ho fatto subito il gol che poi ha portato comunque un punto, quindi sono felice, sono contento per questo. Un infortunio abbastanza sfortunato. Eh sì, è un infortunio comunque che è un po' particolare, che niente di grave, però che comunque ti porta a saltare diverse partite, quindi un po' ancora peggio che ti ammazza mentalmente. E da fuori che terreno hai visto? No, vabbè, comunque noi sabato abbiamo fatto comunque una buona partita contro una squadra che, cioè, i risultati parlano che non ha mai perso in questo campionato, e si è vista che squadra era, che comunque ti aggrediva, non ti faceva giocare. Comunque, quindi poi è venuto un gol un po' sfortunato perché comunque non hanno fatto niente di particolare. Poi è successo il gol, poi siamo stati bravi a recuperare, quindi va bene così. Secondo tempo contro la Spalla e il primo tempo contro la Carrarese, sembra che siano scesi in campo due squadre completamente diverse. Sì, vabbè, però da come ho detto, comunque la Carrarese è una squadra che non ti fa giocare, e per noi, cioè, se becchiamo squadre che non ci fanno giocare, andiamo in difficoltà, perché noi comunque siamo una squadra che cerca sempre di giocare la palla. Con la Spalla era una squadra che ti aspettava, e quindi aspettando noi avevamo più giocate, quindi era più facile per noi, diciamo, trovare buchi per fare gol. Con la Carrarese non ce lo permettevo e siamo andati più in difficoltà. Quindi mi sembra che hai giocato con un piede solo, quindi questo vuol dire che l'infortunio comunque non è ancora del tutto superato, oppure ti sei messo le spalle? Eh sì, purtroppo sì, perché come ho detto è un infortunio un po' particolare, cioè ancora che comunque mi dà molta noia, quindi non è ancora superato del tutto, però comunque bisogna un po' andarci sopra e vedere un po' come va. Stai avvertendo di essere importante per questa squadra intorno a te? Che fiducia avverti? No, vabbè, sicuramente comunque per l'attaccante in una squadra l'attaccante è sempre un ruolo importante, perché comunque è quello che deve fare gol, è quello che ti dà, diciamo, ti può portare i punti. Sicuramente credo e spero che posso dare una mano alla squadra, sia nel campo che fuori al campo. Poi la squadra, cioè, come ha fatto vedere, comunque ha fatto dei risultati anche senza me. Sono contento che sono importante, però comunque siamo una squadra che ognuno di noi può dare tanto. La Coppa Italia può essere utile? No, vabbè, comunque perdere non fa mai bene, quindi giochiamo mercoledì, noi giochiamo sempre per vincere, quindi non pensiamo a dire vabbè, è una Coppa Italia, noi andiamo lì mercoledì per giocare la nostra partita e portare a casa il risultato. Sai che c'è abbastanza rivalità però? Sì, l'ho saputo, poi a noi non è che ci interessa tanto, a noi ci interessa fare bene e basta. Quando sei entrato in campo si sono visti in quei comunque pochi minuti a disposizione dei movimenti, degli scambi, anche un'intesa con la Padula comunque è buona. È un Teramo che gioca diversamente, gioca meglio con me e Gianluca giochiamo diversamente perché abbiamo caratteristiche diverse. Con Andrea si gioca un po' diversamente perché lui ha più caratteristiche, più da prima punta, quindi sono due modi di giocare che comunque possono dare frutto alla squadra, quindi con me e Gianluca si cerca più altre giocate che con Andrea, diciamo, e noi. Proiettandoci un attimo la trasferta di Pistoia, che gara ti aspetti? No, vabbè, io non conosco la Pistoiese perché non l'ho mai vista giocare, però io mi aspetto che comunque la squadra, cioè, arriva carica per fare il risultato, perché comunque siamo, credo, in un buon momento e bisogna dare continuità ai risultati perché è importante per noi. Va bene? Grazie.